È tempo di discutere delle nuove professioni digitali legate al mondo del food nell'ambito della seconda giornata di Agri-Food Future, l'evento in corso di svolgimento a Salerno per analizzare tutti gli aspetti legati alle innovazioni tecnologiche, alle trasformazioni che stanno riguardando il settore agroalimentare. Moderati dal professore Alex Giordano, l'organizzatore della 4 giorni, tre dei campani più famosi nel mondo che sono diventati influencer anche grazie a delle attività imprenditoriali legate al mondo del food. Gino Sorbillo, uno su tutti, l'artigiano della pizza che ha portato sul palcoscenico del Teatro Verdi la sua testimonianza. Siate curiosi di tutto ciò che vi circonda, di tutto ciò che vi attira, non date per scontato nulla, tutto deve essere stuzzicante, come lo è stato per me, come lo continua ad essere per me. Questo mondo food tradizionale da cui sono partito, da cui sono nato, che mi appartiene, che però ho cercato con la mia curiosità, con la mia vivacità, con i miei sogni, con la mia testardaggine pure, perché anche quella serve, di vedere sotto vari punti di vista, di innovarla, ma non significa appunto tradirla, innovarla e significa rinfrescarla, riproporla, estendere ancora di più, diciamo, il potere della tradizione, no? C'è anche bisogno di studiare perché forse la facilità con cui tutti riescono ad utilizzare questi mezzi a volte fa pensare che lo possano fare tutti e che non ci sia bisogno di approfondire. No, c'è bisogno di studiare, bisogna appunto capire ciò che si fa e ciò che si e come si vedono poi le cose, però è anche necessaria appunto la propria vivacità, il proprio carattere, quindi ci sono poi ovviamente, diciamoci la verità, dei talenti, È voglio un dire. mix di ingredienti come per la pizza. Sì, l'importante è che ci siano dei buoni propositi. Ovviamente una base di partenza professionale è importantissima. Per stabilire, per appunto avere le basi giuste e avere una visuale più ampia, no? Più a 360 gradi. Però ci vuole buon senso e tanti buoni propositi pure. Tanti applausi e grande attenzione però anche per un altro influencer, Piero Armenti, originario di Salerno e diventato famoso per il mio viaggio a New York. Piero, da Salerno a New York, un viaggio lungo ma soprattutto fatto anche di studio ed è un po' quello che cercherà di dimostrare Creators Factory. Sì, io vengo da un percorso, comunque vengo dal giornalismo, vengo anche dall'accademia, ho fatto un dottorato, quindi bene o male ci siamo resi conto con Giovanni Cavaliere che c'era lo spazio per condividere le nostre conoscenze con una platea più ampia. Quindi vogliamo con Creator Factory creare un luogo in cui condividere le nostre esperienze, le nostre conoscenze per le nuove generazioni o per chiunque voglia approcciare a questo mondo. Soprattutto un modo anche per far capire che non ci si improvvisa influencer. Guarda, al di là dell'improvvisarsi influencer, credo che questo mondo che è nato 10 anni fa, perché prima non esisteva, prima esistevano i blog, adesso è arrivato già a un grado abbastanza elevato di professionalizzazione. Quindi si sono create delle competenze e queste competenze possono aiutare chiunque voglia approcciare a questo mondo a non fare gli errori che abbiamo fatto noi in passato, quindi velocizzare i processi di apprendimento. Poi io dico sempre che è un luogo assolutamente democratico perché le piattaforme sono lì, sono governate da misteriosi algoritmi, quindi chiunque può legittimamente ambire a andare sulle piattaforme social, ma avere le conoscenze e le competenze aiuta a non fare errori ed essere più precisi. Un messaggio anche per Salerno, tu sei originario di questa città, sei partito da Torrione, come l'hai ritrovata oggi che sei qui ospite della rassegna Agri-Food? Allora, il Teatro Verdi è sempre uno spettacolo, devo dire una piccola chicca che inorgoglisce Salerno. Io quando vengo a Salerno sono sempre molto felice, sia perché c'è la mia famiglia, ci sono i miei ricordi, la mia infanzia. Io l'ho lasciata perché avevo l'ambizione della metropoli, quindi era diciamo, un qualcosa che avevo dentro di me. Però se lo vedo con lo sguardo di chi sta in America, Salerno è un piccolo gioiello.